L'unica certezza è data dalla gran confusione che sta caratterizzando la vicenda. Il decreto sugli ospedali riuniti di Barcellona, Pozzo di Gotto, Milazzo e Lipari, al centro di polemiche, batti i ribatti. Sebbene le parti interessate si sforzino di affermare che la questione del campanile c'entra poco, l'aria alle volte assume i contorni del tiro alla fune o, se preferite, del difendo ciò che è mio. Ebbene, adesso si sta cercando di capire quale sarà il destino del reparto di pneumologia. Resterà Al Fogliani o sarà trasferito al polo medico del Cutroni Zodda? Il decreto, così come è stato emanato, prevede che pneumologia rimanga lì dov'è. E qui parte la levata di scudi barcellonese che parla di un polo medico monco con relativa richiesta di nuovo incontro alla regione. Ma non è finita. Si diffonde la notizia di un presunto errore materiale commesso nella stesura del decreto assessoriale per l'istituzione degli ospedali riuniti. A questo punto Pneumologia prenderebbe di nuovo la via del cutrone Zodda. Ma ancora non è tutto. Barcellona chiede il pronunciamento ufficiale della regione. Milazzo invece alza la voce per protestare. Non rilascia dichiarazioni il sindaco Formica in attesa di ufficialità. Lo fa invece il consigliere di opposizione Simone Magistri, che evidenzia quanto penalizzante sia per il Fogliani avere perso il reparto di medicina che contrasta con l'intenzione di avere un pronto soccorso attrezzato per l'emergenza. A prendere posizione anche i consiglieri comunali di Milazzo Future e Città Attiva che si dicono pronti a occupare l'aula consigliare. A pensarci bene in fondo, un'altra certezza c'è, comunque vada, questo decreto scontenterà in ogni caso qualcuno.